Dopo 30 anni di Arezzo Wave, dato che la radio era il microfono, il megafono di Arezzo Wave, non potendo più fare Arezzo Wave, perché, come si dice, non puoi andare in paradiso a dispetto dei santi, si è detto chiudiamola lì. Radio Wave, la storica radio aretina, megafono della Fondazione Arezzo Wave, chiuderà il 31 dicembre 2016. Ad annunciarlo è Mauro Valenti, patron della Fondazione ed editore della radio, mentre mostra orgoglioso una mole incredibile di materiale stampa raccolto negli ultimi 30 anni. Fino al 31 dicembre si farà il manicomio, poi il 17 di dicembre si farà la festa al Rock Hit di Radio Wave, quindi tutti gli ascoltatori, gli amici, verranno artisti famosi, verrà i Sonars, verrà tanta gente da tutta Italia, quindi è ad Arezzo, quindi quella sarà la serata per conoscersi e per salutarci. Sulla stessa frequenza non ci sarà più dunque Radio Wave, ma un'altra radio che comunque resterà aretina. La Fondazione, quindi Mauro Valenti, hanno fatto una scelta particolare perché di fronte anche ad offerte di network nazionali che le frequenze avrebbero volentieri prese, la scelta è stata di mantenere la radio ad Arezzo, collegata ad Arezzo. Chi ha acquistato questa radio, che si presenterà da sé quando lo vorrà, sta valutando tutte le professionalità che questa radio ha al suo interno, che poi ovviamente la scelta editoriale sarà quella che sarà, però la cosa importante è che questa è stata l'ultima radio di Arezzo, rimarrà una radio di Arezzo, non sarà spenta. Assieme alla radio, addio anche Arezzo Wave, il festival che ha portato il nome della città in giro per l'Italia e per il mondo. Si è fatto la cosa più importante di questa città per quanto riguarda la stampa, per quanto riguarda i ragazzi, per quanto riguarda la conoscenza. Noi si è fatto conoscere Arezzo nel mondo più di tutte le altre cose che sono mai state fatte ad Arezzo, e quindi abbiamo portato gente ad Arezzo che spendeva soldi ad Arezzo e tornava fuori con meno soldi in tasca, quindi abbiamo fatto di tutto per dare una mano all'economia aretina. Il nostro festival, che costava 1,5 milioni di euro, portava milioni di euro. Una piccola nota di polemica sicuramente nei confronti dell'amministrazione comunale: avete detto abbiamo richiesto più volte un confronto con i soci del marchio, ma non c'è stato. Eh no, purtroppo no, evidentemente sono occupati in altre situazioni. Io dal luglio del 2015 ho chiesto un incontro col sindaco, ma evidentemente il ruolo di sindaco impegna, ecco, quindi il mio socio di marchio non ho più mai potuto cercare di valorizzare insieme questa cosa. Chi non si ferma invece è la Fondazione Arezzo Wave, che prosegue con altri progetti. Abbiamo molti progetti sulle scuole italiane, con la Regione Toscana, con una serie di partner nazionali come la SIAE, come Smemoranda, anche all'estero, quindi abbiamo varie situazioni che ci stimolano.